L'interesse della Regione è quello di valorizzare i territori interni. Questa norma da cui sono stati prelevati i fondi per fare questa operazione ha quell'obiettivo. Noi organizziamo oramai da diversi anni questi corsi che permettono a giovani studenti dell'Università dell'Aquila di ottenere il TAFOL, che è un riconoscimento che permette loro di frequentare le università americane e inglesi, dove fanno questi corsi a Gagliano Aterno, un territorio montano coinvolto nel terremoto, che è un territorio bellissimo che ha subito danni dal terremoto, e oggi vede ospitati questi giovani che fanno corsi insieme a studenti e professori americani della Wayne University. Quindi c'è un processo di interscambio culturale, un processo di interscambio che sicuramente porta vantaggi al nostro territorio, porta vantaggi ai nostri giovani, con un investimento assolutamente minimale, perché parliamo di 20.000 euro, quindi permetteremo a tanti giovani abruzzesi di ottenere questo riconoscimento e permetteremo di far conoscere il nostro territorio a tanti giovani americani che sono anche figli di emigrati e che tornano in Italia, quindi con questo scambio e questo ritorno alle origini. Una possibilità in più che viene data ai nostri giovani e all'Abruzzo per farsi conoscere.